mostrato interessanti segnali di inversione di tendenza. FIAIP Monitora Italia, il report del mercato immobiliare elaborato dal Centro Studi FIAIP, presentato nei giorni scorsi all'Itas Forum a Trento, fotografa una ripartenza delle compravendite per la prima casa, più 10% nel primo semestre dell'anno. Le transazioni residenziali registrate sono state 340.000, in calo del 3%, ed aumentano del 2,5% le quotazioni. Vediamo però un dato positivo, che aumentano il numero degli acquisti delle prime case. Per cui questo è un qualcosa di importante, che segna che c'è un buon clima, si torna a riacquistare la prima casa, soprattutto con i benefici che ci sono con i mutui, con il ribasso dei tassi. Per quanto riguarda le locazioni residenziali, anche le locazioni hanno avuto, sia dal punto di vista del numero delle locazioni che dai canoni di locazione, invece un rialzo, quindi un più 5%, un più 8% per numero di contratti di locazione e canoni di locazione. Tutto quello che è diverso dal residenziale soffre. Se i tagli della BCE iniziano a farsi sentire sul mercato residenziale, 2/3 degli acquirenti hanno comprato con un mutuo, il mercato invece di uffici, capannoni e negozi è ancora in stallo, sia dal punto di vista delle transazioni che degli affitti. La congiuntura internazionale è ancora incerta e, per non perdere lo slancio visibile della ripresa, FIAIP ha chiare le priorità. Nei confronti del governo, la prima riguarda in assoluto quello di rifinanziare il fondo di garanzia Consap, proprio a sostegno degli acquisti prima casa, visto anche ciò che risulta dal nostro report, che appunto sono aumentati dopo tanti mesi, anzi qualche anno, gli acquisti appunto legati alla prima casa. La seconda proposta invece riguarda l'introduzione della cedolare secca anche per tutte le locazioni a uso diverso dall'abitativo, quindi per negozi, uffici, capannoni, laboratori artigianali, che stanno soffrendo, come anche qui risulta dal nostro report, ancora ripeto in grandi criticità. E in ultimo invece una proposta relativa alla nostra categoria, cioè quella di riuscire a far introdurre la detrazione totale per entrambi i contraenti, sia nella compravendita prima casa che nelle locazioni, appunto per contrastare l'abusivismo e il sommerso, per agevolare i cittadini nell'affrontare un delicato momento come quello appunto dell'acquisto della casa. Le preferenze intercettate dagli 800 agenti immobiliari che hanno contribuito al report indicano un 65% di compravendite per sostituzione, bilocali e trilocali tagli più richiesti, così come gli immobili nelle zone centrali e quelli meno energivori, più 5% dei nuovi o ristrutturati. Una tendenza condizionata già dalla direttiva europea Case Green, che l'Italia non ha votato ma deve recepire entro il 2026. L'auspicio è quello di modifiche al testo che tengano conto delle peculiarità del nostro patrimonio immobiliare, sia in termini di scadenze della transizione, sia dei costi esorbitanti. Il 70% circa delle nostre abitazioni risale a prima antecedente il 1977, o addirittura che abbiamo un 15% di patrimonio assolutamente vincolato. E poi, se andiamo anche ad analizzare, questi sono i dati che ci arrivano anche da ANCE, su circa 13 milioni di abitazioni, vuol dire che 9 milioni di abitazioni oggi non rispettano i requisiti che ci vengono richiesti dalla direttiva. Sicuramente dobbiamo muoverci verso la direzione green, e quindi stando attenti a quello che è il concetto, quindi l'attenzione verso il green e l'ambientalismo, ma di sicuro l'ambientalismo non deve sfociare nel classismo. Per questo anche, non solo a livello nazionale, ma la stessa Presidente Giorgia Meloni ha portato all'attenzione del Presidente Ursula von der Leyen in sede europea proprio lo scorso aprile questa necessità di modificare la direttiva. Quindi non solo in termini di tempistiche, ma la necessità di avere delle risorse da parte anche dell'Europa per metterci in condizioni, quindi di fronte all'obbligo, e attendere quindi alla direttiva. Per la fine dell'anno si respira un cauto ottimismo. Gli attesi ulteriori tagli dei tassi di interesse da parte della BCE potranno consolidare l'impennata dei ricorsi ai mutui, non solo per le surroghe. Già oggi i tassi a 30 anni sono tornati indietro ad agosto 2022. Per cui oggi una famiglia che vuole fare un mutuo per comprare un immobile trova lo stesso tasso, probabilmente con condizioni di mercato, cioè il mercato lo premia di più, migliori di agosto 2022. Le aspettative per il 2025 indicano fiducia anche in chiave compravendite. Una ripresa importante delle transazioni servirebbe anche a raffreddare l'attuale eccesso di domanda di locazioni. Le aspettative di FIAIP nel comparto del residenziale è quello che il numero delle compravendite torni ad aumentare rispetto a questo primo semestre, che ci sia una stabilizzazione anche dei prezzi, se non un lieve aumento dei prezzi di mercato. E sulla locazione c'è una problematica di reperimento di immobili in locazione, per cui questo ci preoccupa, bisogna trovare delle soluzioni più strutturali.
però diciamo che prevediamo per un 2025 dove ci sia una prima ripresa dopo questi 2 anni di crisi che ci sono state e che ci vorremmo lasciare alle spalle. L'evento ha ribadito la centralità per il PIL italiano e per la stessa provincia autonoma di Trento del comparto immobiliare, alla ricerca costante del delicato equilibrio tra residenziale e turistico. C'è poi il tema chiaramente delle nostre zone turistiche, l'ha accennato il presidente Baccarini, è un tema che chiaramente divide molto, quello degli alloggi turistici, degli affitti brevi. E qui io penso che il vero problema, il nostro, sta in quello che ha detto lui, ma quanti immobili chiusi e non utilizzati abbiamo sul nostro territorio e per come dovremmo comportarci con questi proprietari che non hanno nessuna intenzione di aprirli, di ristrutturarli, di metterli a disposizione. Guardate, spesso le categorie economiche vengono a dirci: ma come possiamo noi attrarre lavoratori, come possiamo portare qui studenti in università se non abbiamo la disponibilità di alloggi? Dovreste come pubblico fornire delle garanzie ai locatori in modo che queste garanzie possano essere utilizzate nel momento in cui i conduttori non pagassero la locazione o distruggessero l'immobile. In vista della stesura della prossima legge di bilancio, nei giorni scorsi si è tornati a parlare nuovamente del bonus 110%. In proposito è netta la posizione della FIAIP a favore della trasparenza e della legalità. Rispetto alla prima dichiarazione di Giorgetti, noi non siamo d'accordo, perché nella prima dichiarazione parlava di un aumento generalizzato delle rendite catastali per tutti coloro che avessero usufruito del super bonus o di agevolazioni fiscali, perché nel momento in cui tu mi consenti, Stato, di poter usufruire delle agevolazioni, mi devi dettare tutte le regole, compreso un eventuale aumento delle rendite catastali. Mentre poi in commissioni riunite Camera e Senato ha chiarito quello che intendeva dire, e noi su questo, cioè su un richiamo alla legalità, siamo completamente d'accordo. Cioè andare a censire le case fantasme ed andare a diciamo così aumentare e rivedere le rendite catastali per coloro che hanno usufruito del super bonus e dei bonus fiscali e non hanno effettuato il riaccatastamento come la legge prevede, ecco, chiaramente noi siamo favorevoli appunto al rispetto della legalità massima.